Ciao, ti guglio Design Dixit, io sono Laura Fiaschi. Io sono Gabriele Pardi. Nel 1999 abbiamo fondato insieme lo studio Gum Design a Viareggio. Da quel momento ci occupiamo di architettura, design, grafica, comunicazione e direzione creativa per aziende ed eventi. Il Salone Satellite è stata la nostra prima esperienza e rimarrà sempre nei nostri cuori perché è stata fondamentale per comprendere meglio quello che fino a quel momento avevamo visto come un percorso da intraprendere, ma ancora non l'avevamo intrapreso. E così siamo partiti con degli oggetti che sicuramente avevano dell'essere ancora primordiale, dell'essere ancora da rielaborare, però ci ha permesso di iniziare quello che è stato il nostro mondo poi di relazioni e di scoperta di come affrontare un progetto e di comprendere meglio quella che per noi è la strada del processo creativo, quindi curiosità e relazione. Ed è così che è partita anche l'idea di esaminare il tema delle collettive. Ci piaceva l'idea di interagire, di dialogare con gli altri progettisti e così abbiamo iniziato a inventarci delle mostre che si basavano sul prototipo, sull'idea di sviluppare qualcosa che fosse in divenire, proprio il concetto del divenire. E così siamo partiti con collettive, invitando i designer che si conoscevano, gli amici che avevamo cominciato a frequentare. Siamo partiti con delle tematiche, potevano essere tematiche che riguardavano la prima colazione, oppure un modo di intraprendere la vita o il concetto di favola e interpretare nuovi argomenti e svilupparli sempre in forma di prototipo. Il periodo delle mostre collettive è stato un momento importante per noi perché ci ha permesso di appunto costruire relazioni e di approfondire temi come se fossero palestre progettuali. A un certo punto abbiamo iniziato a lavorare su progetti di prodotto, di oggetti. Ecco, forse non è così facile individuare il primo successo, no? Perché poi le situazioni si stratificano. Ma una delle collezioni che forse ci sono rimaste sempre più nel cuore è quella che abbiamo chiamato Calici Caratteriali. È una collezione che abbiamo presentato nel 2007, prodotta da Colle Vilca, e che gioca sulla parte animistica del progetto. Sono calici da degustazione in cristallo, soffiati a bocca, l'arte del saper fare artigianale e dentro una serie di ingredienti. Quello che ci incuriosiva era il fatto di come i materiali spesso assomigliano ai nostri caratteri. Il cristallo è meraviglioso e fragile allo stesso tempo. E così abbiamo pensato di provare a creare tutta una collezione di oggetti che rappresentassero proprio quello, il carattere, i diversi tipi di carattere, quindi come può essere un bicchiere estroverso, come può essere uno introverso. E ci siamo posti un vincolo, quello di dire ok, facciamo dei calici da degustazione per il vino rosso. E da lì abbiamo cominciato a interpretare come questo bicchiere poteva prendere le diverse sfaccettature caratteriali esattamente come un essere umano. Perché il successo? Perché in effetti è un prodotto che è nato per un evento culturale, si è trasformato in un prodotto che è stato messo a catalogo dall'azienda, che oggi a distanza di 15 anni è sempre molto funzionante, molto acquistato, ed è un prodotto che è entrato nelle collezioni permanenti di importanti musei, come il MoMA di San Francisco, la Triennale di Milano, il Museo Centrale, il Glass Museum di Shanghai. Ecco, questa combinazione tra oggetto che viene acquistato, venduto e oggetto che viene apprezzato dal mondo della cultura internazionale è stato un punto molto importante per la nostra crescita professionale. I
Italo Calvino nel Città Invisibili racconta di Ersilia. Ersilia è una città dove i suoi abitanti tessono i loro rapporti passando un filo da una parte all'altra, cioè le relazioni sono rappresentate dal percorrere di un filo da una casa all'altra. Poi cosa succede? Che man mano che passa il tempo queste relazioni sono talmente forti e continue che gli abitanti non hanno più spazio per abitare e quindi lasciano i fili esattamente dove sono e si trasferiscono in un'altra città. Ecco, questo è quello che per noi rappresenta il progetto. Sono proprio questi fili intrecciati, sono queste relazioni che si creano tra materiali e persone, tra sentimento e narrazione. Ed ecco che questi fili prendono forma a seconda del materiale che viene utilizzato e raccontano quella che è stata l'avventura insieme e quindi il dialogo intrapreso. Il design è relazione e sicuramente una delle relazioni più interessanti è proprio l'incontro tra l'imprenditore e il designer. L'incontro con Andrea Lupi è stato estremamente stimolante perché Andrea è un uomo visionario che è capace di vedere il futuro e di scommettere sul futuro. Incontrarlo per noi è stata una grande fortuna. In effetti ci ha permesso di concretizzare progetti, sogni, traiettorie che abbiamo sempre immaginato e che adesso vediamo concretizzate in oggetti. La prima collezione sviluppata con Antonio Lupi si chiama Gessati e sono una serie di lavabo dalle forme stondate, morbide. Nascono dal recupero delle marmette, delle piccole piastrelle di spessore da 10 mm e da 20 mm. Vengono aggregate con delle resine e poi rilavorate con delle macchine a controllo numerico. Ecco, sono il primo passaggio con l'azienda, molto concreto, che permette, dopo il successo avuto alla Fiera del Salone del Mobile di Milano, di sviluppare tutta una serie di altre esperienze, estendendo il campo d'azione anche alla comunicazione e alla grafica aziendale. Ci è stato poi chiesto di cambiare il payoff da bagnarsi d'arte, inventarne uno nuovo. E entrati in azienda, vista l'energia che emana il rapporto con le persone e i prodotti, ci è venuto in mente di lavorare proprio su questo concetto di sublimazione dell'acqua, il cambio di stato, no? Che rappresenta un po' metafora della progettazione, l'idea che diventa progetto, che sublima. E così abbiamo pensato di creare lo stato delle idee. Il nuovo payoff diventa lo stato delle idee e allo stesso tempo iniziamo questo rapporto continuativo e duraturo che permette un continuo esercizio della mente così che ci sia continuità di dialogo ma proprio anche progettuale. Cioè il problema principale è che spesso nelle aziende si fa un progetto, poi magari passa un po' di tempo, può passare anche un anno e se ne fa un altro. Queste sono più, diciamo, frasi più che dialoghi. Ecco che invece questa continuità dà la possibilità di creare un vero e proprio dialogo. Un dialogo che è nato tra le righe. Lo dico così perché poi tra le righe in realtà è diventato il contenitore che racchiude tanti dei nostri progetti fatti durante il 2020. È partito con i gessati, la riga, ma in realtà si è poi evoluta, per esempio, nella carta da parati. Perché il mondo dell'arredo bagno, ecco perché stava anche un po' stretto il discorso di bagnarsi ad arte, perché effettivamente il mondo dell'arredo bagno si amplia, si va nel living, si va dove si vuole, si va anche all'esterno, perché in realtà si pensa a una carta da parati che può essere anche in fibra di vetro e quindi messa sia all'interno di una doccia che anche all'esterno. E così queste righe che partono appunto con gessati incominciano a incrociarsi, cominciano a creare quadretti, cominciano a creare diagonali, rombi, tutte con una linea che le collega e che possono dialogare tra di loro. Nascono infatti con questo semplice segno da un millimetro, in realtà 41 grafiche in positivo e 41 in negativo. E queste possono essere cambiate, messe anche a distanza di 60 cm l'uno dall'altra, che è il modulo della carta, 60 o 90, e lì però non ci sarà mai uno sbaglio, ma ci sarà sempre un dialogo, perché questa riga continuerà in modo diverso, ma continuerà. Un discorso un po' diverso è per esempio la riga che si riporta poi invece nei tappeti, dove
il tappeto crea una cornice, cioè intorno che racchiude una cornice, lì crea il luogo, si crea un luogo. Un luogo come se il tappeto diventasse quindi un luogo di protezione, di magia, un cerchio magico. Il tema delle righe si estende poi a tutta un'altra serie di prodotti. Nascono Fonte, nasce 024, nascono i rigati, tutti lavabo che muovono appunto dalla stratificazione delle lastre di marmo, in senso orizzontale, in senso verticale, in senso radiale. Tutte mirate ad un uso sensibile del materiale, ma nascono anche gli specchi, il tratteggio, i superluna, dove la riga torna di nuovo protagonista. Protagonista perché decidiamo di usare il vetro cannettato e argentato. Quindi cosa succede? Che tu all'interno dello specchio hai una parte dove ti intravedi, dove lasci questo spazio all'immaginazione. Quindi la tua immagine si frammenta tra queste righe. Un altro punto dove abbiamo lavorato sul concetto di riga, per esempio, è un semplice bicchiere, un bicchiere che è per metà a righe verticali e per metà a righe orizzontali. Soltanto la visione, quindi la sovrapposizione, crea questo incontro, perché in realtà poi quando ci incontriamo si creano delle relazioni, ma queste relazioni e questi incontri possono avvenire anche non in modo fisico, ma anche a distanza, perché io posso conoscere una persona perché ne ho letto, conoscerla perché l'ho sentita al telefono, ed ecco che quindi diventano tutti questi segni metafore di relazioni e di dialoghi. Ma le righe compaiono anche nei book notice, nei calendari, nelle bag. Il mondo che si sta creando è un mondo che sconfina completamente e continuamente, non trovando più confini, ma andando sempre oltre. Oltre, come può succedere quando si guarda in cielo e si vedono le linee degli aerei che passano, si intrecciano, quei passeggeri non si conoscono, ma noi che li guardiamo dal basso sembrano che abbiano creato appunto un dialogo, che si siano conosciuti, che si siano passati vicini tra di loro. Per la scelta dei nuovi colori Crystal Mood abbiamo usato come stimolo proprio colori e sapori della Toscana. Ci è venuto in mente di come un mostato, che è uno dei nuovi colori, potesse rappresentare al meglio quelle che sono le colorazioni delle uve mature, delle uve rosse, ma anche delle more, dei mirtilli, del calore che si manifesta nell'inverno, oppure il giallo molto intenso del Grand Cru, che al contrario sono le uve mature dei vini bianchi. Poi abbiamo pensato di raccontare anche l'olio, e così è nato olio e poi il cielo, sia il cielo sereno, ceruleo, che il cielo notturno, e quindi il notturno, e infine anche il vespero, e quindi questa colorazione dell'orizzonte. Questo perché i colori diventano cartoline, diventano proprio rappresentazione della profondità, perché il Crystal Mood ti permette di non avere un colore preciso, ma una profondità di colore. E con il tema del colore vi salutiamo in attesa di incontrarci. Ciao, Tigullio Design District. Ciao!